Anticipazioni Grande Fratello 2018, Aida ritorna nella casa, ecco il motivo. Grande Fratello 2018 anticipazioni, nella prossima puntata il ritorno di Aida Nizar. L'eliminazione di Aida Nizar dalla casa del Grande Fratello 2018 ha creato non poche polemiche in rete e sui social. Gli spettatori che seguono il reality show condotto da Barbara D'Urso sono a dir poco amareggiati per l'eliminazione della concorrente spagnola che è stata battuta al televoto da Luigi Favoloso, l'ormai ex fidanzato di Nina Moric, che in settimana ha usato termini ed espressioni estremamente offensive, non solo nei confronti di Aida. Televoto truccato al GF15? Ecco cos'è successo. Favoloso è stato accusato di bullismo sul web, tanto che molti fan hanno chiesto a gran voce la sua eliminazione, o per meglio dire una squalifica dal gioco, proprio come era successo con Bai e Dame. Peccato, però, che tale richiesta non sia stata presa in considerazione, anzi, al GF15 è stato scelto di mandare al televoto Aida contro lo stesso Favoloso. Il risultato finale. Come chi ha seguito l'ultima puntata del reality sa bene, ha sancito l'eliminazione ufficiale di Aida dalla casa del Grande Fratello. Ciò che è accaduto subito dopo è incredibile, una vera e propria sommossa popolare in rete, dove i molti hanno accusato la produzione di aver taroccato l'esito del televoto. Barbara D'Urso, però, non ci sta a queste critiche e durante la diretta di pomeriggio 5 di ieri ha svelato che fin dal primo momento le percentuali per l'eliminazione di Aida Nizar dalla casa sono state molto alte. Il ritorno di Aida Nizar nella casa del Grande Fratello 15. I telespettatori social del GF15. Però, hanno notato che nel corso degli ultimi giorni Luigi Favoloso ha lanciato dei messaggi criptati dalla casa, chiedendo ad uno zio di attivare i call center per procedere con l'eliminazione di Aida. E se fosse stato proprio Favoloso a condizionare l'esito del televoto dicendo a chi di dovere di procedere con i voti dei call center? Polemiche a parte, le anticipazioni sulla quinta puntata del Grande Fratello 2018, in onda il prossimo martedì sera su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e possiamo svelarvi che in primis ci sarà anche il ritorno in casa di Aida Nizar. La concorrente spagnola, dopo l'eliminazione shock di questa settimana, varcherà di nuovo la soglia della Porta Rossa di Cinecittà e quasi sicuramente sarà la protagonista di un uno contro tutti con gli altri concorrenti che sono ancora in gioco e che in queste settimane ne hanno dette di cotte e di crude sul suo conto con tanto di offese e umiliazioni mai sentite prima nella storia di questo reality show.